azione del PD, come dire, ormai certo. È roba nostra. I giudizialisti di continuare a combattere il malgoverno dei 5 Stelle di questa città e hanno scelto la deriva Italia Viva. Non si tratta di sfrattare nessuno, si tratta del fatto che, ripeto, l'80% degli iscritti a questa storica sezione... Ripete, l'80% di questi iscritti. Cioè, quando è 80 non ci capiscono più niente. 80 niente, parte la keyword quella, sai? In questa sede ci saranno i manifesti poster da ridere, guerra. Adesso quando abbiamo le idee, possiamo anticiparvi tutto. Lui ricordiamo che è quello che non spoiler, non dice mai. Devi comprare il libro, la mossa del cavallo, il suo tratto distintivo. Saranno pure. Ci allarghiamo, ragazzi, se no non vengono bene le foto. Due momenti, capito? Due momenti, prima sopra, poi sotto, due momenti, non vuoi ridico più, due momenti. Questo è il primo momento, potevamo anche saltare, cioè nel senso non è proprio uno di quelli esaltanti, però comunque questo è il primo momento. Sei badata a spese, eh? Viene scoperta la saracinesca e tagliato il nastro e il ministro che taglia il nastro appunto e si entra, ecco, bravetti. Vi assicuro, intanto, al di là delle cose che avete letto o sentito, come vedete alla sinistra del nostro contenitore nazionale rosato, abbiamo insieme ai tanti nostri ricordi delle Leopolde di questa stagione bellissima dei Forme con Matteo Renzi, conservato le foto di Aldo Moro e di Enrico Berlinguer, che sono due protagonisti della storia politica di questo paese. In ordine di... no? Basta! La foto di canzonissima del 57, pare, ma cosa, quando l'ha fatta? Assolutamente hanno cittadinanza anche del nostro DNA, noi non scippiamo niente a nessuno e non rubiamo niente a nessuno. In questa sede l'80% di... Sapete la percentuale per caso degli iscritti che quella sede? Iscritti alla sezione storica del Partito Democratico hanno scelto di non arrendersi al giustizialismo, di non morire populisti. Felice che tutti gli iscritti, moltissimi degli iscritti, ci hanno dato compassione e lavoro quotidiano. 80%. La sezione, so. 80%. Chiedo al maestro Codognotto di fare un enorme 80% di legno da regalare a Luciano Nobili. No, veramente. Questo risultato lo confermiamo con grande orgoglio. Perché... La foto di Renzi le è piaciuta? No! Come mai? Perché bianca e nera è Renzi, Matteo, è nel futuro. Quella cosa nemmeno la conosce, non l'ha vista, lui è nato molto dopo. Sua tomba. Le foto sono tutte così al cimitero. Ho chiesto di cambiarla subito. Tipo quella, a colori. È molto meglio, è molto lui. Lui non è così, è così. È l'uomo del futuro, quindi. In Marocco ci sono le ciabatte negli alberghi con il logo di Italia Viva. No. A Marrakech. Questo è grande, bravetti. Sto pensando all'apertura della sede in Marocco a Marrakech con Luciano Nobili, dove l'80% esatto, dell'ex sede dell'albergo di Marrakech. Prego. Vabbè, comunque Renzi, comunque, mi ha detto, ci ha avuto gli ultimi momenti, sono stati agitati. Sì, questo è... tweet numerato 5, perché tutti gli altri 4 sopra erano a merda, poi è arrivato, okay, al quinto. Poi il 5 è quello più dialettico,
Diciamo, se il Premier vuole cacciarci, faccia pure un suo diritto e Conte è il massimo esperto nel cambiare maggioranze. Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Alleati, non sudditi, hashtag civiltà. Perché pure gli hashtag qua... Scusa, Diego, ho dovuto recuperare un tweet sempre di Renzi. Del 2012, se vinciamo noi, non ci sarà più spazio per il potere di veto dei partitini. Hashtag Leopolda 2012, staff. Ormai comunque questo gioco del tweet che smentisce chi è l'autore del tweet lo abolirei, non va più fatto, una roba... Ho voluto far così. Non fa neanche più impressione. È vero. Lo status qual è, Francesca? Mi sa che era prevista una domanda qua oppure no? Era prevista la domanda qua, io. Francesca, Propaganda Live, un programma che è venuto in prima serata, tutti i venerdì sulla 7. Non l'ho sentito. Parla di politica, fa ridere e pensare. In questo momento stiamo ridendo, pensando appresso a Matteo Renzi e alla sua Italia Viva, quest'idea che ha avuto da un po' di tempo. Volete Paolo Celata, Paolo Celata, Italia Viva, prego Francesca. Guarda, oggi ho fatto. Dica che sta continuando a far fibrillare il governo sulla prescrizione. Ieri al Consiglio dei Ministri non si sono presentati della Nova e la Bonetti, la so. La sa. Brava. Ok. Andiamo avanti. Questi sono i casini, le chiacchiere di quelli che non fanno niente, perché Renzi non è ministro e Salvini è meno. C'è invece chi è ministro e si sta muovendo per tutto il mondo in una situazione delicatissima, su più fronti, e vorrei un attimo di rispetto per l'efficacia di Di Maio. Di Maio in Libia incontra Haftar, risposta non sia militare, il generale bombarda Tripoli. È una roba. Allora, posso dire, mia madre faceva così finché non dicevo per favore. Andiamo avanti, Di Maio è stato anche in Spagna nei suoi vari giri e qui, per altri motivi, comunque ha affrontato un tema delicatissimo. A 360 gradi, parla di tutto. Ogni paese sta adottando, ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Il coronavirus. Non ha fatto manco un tempo a parlare. Dalla China con furore. Virus, dove ti porta il cuore? Questo è il mio e preferito. Fine. 7 anni in Tibet. C'è stata una diatriba infinita. Perché molti dicevano, e in effetti, guarda che in inglese si dice virus, a parte sta a parlare in italiano. Però gli inglesi lo storpiano perché il termine è latino, è italiano, si dice virus. E quindi muti. Però io voglio pure andare verso Di Maio. Probabilmente lui si riferisce a una mutazione. Perché c'è il coronavirus, che è quello, diciamo, qua, che è arrivato dalla Cina, qua. Mentre in America, dove storpiano appunto tutto, tipo, loro dicono Nike, le Nike. Le scarpe, quello si dice Nike. Però loro mettono tutto ai. E quindi anche quello, Di Maio a quello si riferiva, al virus americano, si chiama il coronavirus, che tu lo riconosci perché c'ha il berrait con scritto Make America Great Again, si mangia la Pites sulla Skype, give me five. Luigi, io sto a fare tutto per salvarti. Però Di Maio, colui che ha creato la Via della Seta, è stato il primo a chiuderla, cioè ha bloccato i voli con la Cina, è stato il primo paese al mondo e dice la Cina è stata a guardare. Virus, Cina blocca alimenti made in Italy. Mica solo gli alimenti, ha bloccato tutta una serie di beni italiani che non possono più andare in Cina. Quali? E li sentiamo dalla viva voce di Xi Jinping, che ora ce li elenca uno per uno. C'è niente da ridere, non c'è niente da ridere, questi sono problemi che riguardano tutti noi. Taralli, caramel, salati, vecchia di maiale fritto più 2 omelette, 2 frattaglie e un abbacchio, 7 loaker, 2 meduse, pasta e fa, Mario me, Giuliano fe, 2 pelurie con le fazzole, Huawei, la Liguria, Callo Cacco, Fassino e Prodi. Siamo
cosa affina? C'è un ragazzo in me che ha cantato il beat No Einstein. Era Bergoglio. Così. La frase a proprio eccellenza che fa da tramite e la comprensione dell'originale.